Vabbè, vabbè, ragazzi, parliamo di cose serie. Parliamo di cose strane più che di cose serie. Sì, 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 è successa una roba allucinante. Sapete che noi ultimamente siamo anche un po' medici, quindi ci interessiamo a questi casi delicatissimi. Una ragazza ha forti dolori all'addome, si reca all'ospedale e i medici le trovano una tartaruga nella vagina. La donna di 26 anni ha dichiarato agli inquirenti di non saper ricostruire, diciamo, quello che è successo e di non sapere come c'è finita una tartaruga, allora, nella faida. Io ho una teoria. Allora, la tartaruga è notoriamente un anfibio. Ora, quanto squirtava questa ragazza? Perché non lo so. Squirtare così tanto da riuscire ad allevarci delle specie anfibie vuol dire che... No, poverina, la tartaruga tra l'altro è morta, però lei dice che era ubriaca la sera prima a una festa e non sa come è andata a finire la festa. Abbi pazienza. Io ho 43 anni, ho partecipato a tante feste nella mia vita, però non mi sono mai svegliato con un ermellino in culo. Cioè, sinceramente, mi sono... Forse non l'hai scopata tanto bene. Forse preferiva la tartaruga anche lei. Ma signori, per capire se questa può essere considerata o meno violenza sessuale, perché sai che è all'ordine del giorno. Ormai sì. Ogni volta che qualcuno magari fa l'occhiolino per sbaglio, perché ha un tico, un moscerino nell'occhio, o semplicemente una ciglia che gli è caduta dentro, potrebbe essere considerato un violentatore. Un violentatore seriale, un assatanato di sesso, un porco, un maledetto, uno schifoso, una troia di uomo, capito? Certo. A questo punto noi ci colleghiamo a una persona che purtroppo ha subito molte violenze. Questa ragazza preferisce avere la voce camuffata per non essere riconosciuta. Questa ragazza ha subito molte violenze da parte di tanti VIP. Weinstein, il padre di Robinson, Bill Cosby. Che è Ronaldo. Ronaldo ultimamente è in linea con noi. Giulia Uomo Scopato. Però la sigla fa perdere un po', diciamola. Vabbè, alza. Miau. Oppure lasciami perdere. Giulia, buongiorno. Ciao. Come mai ha la voce così sofferta? Allora, abbiamo sentito un cinguettio. Sì, buongiorno Giulia. Scusate se oggi sono un po' indisposta. Com'è? Scusi un po'? Sono un po' indisposta. È un po' indisposta? È indisposta. Sì, sta bene? Sono venuto dal medico. È dal medico? Sì, sono venuto dal medico perché ieri sono stata a una festa. Sì, scusi, come fa a camuffare la voce dal medico? No, non giri, come fa a camuffare la voce dal medico? Perché è un apparecchio che mi fa camuffare la voce. Quanto è grosso? Sempre. Molto grosso. Vabbè, adesso... Molto grosso. Oh. Bene. Come mai è indisposta oggi, dico Giulia? La parola grosso, sono sempre eccitata. Io sono stata a una festa molto bella. Mi ha invitato un amico, Weinstein. No, ma adesso è gli arresti domiciliari. Ecco perché non volevo uscire a prendere le mie sigarette. Lui. C'era lui, il mostro di Rostov. Credo che sia morto da alcuni anni il mostro di Rostov. Ecco perché non si salutava. Forse perché si stava decomponendo con calma. Insomma, c'erano un po' di amici suoi mentre stavamo spellando un cadavere. Come si chiama? Che attività ludica è? Non ce l'avevate un Monopoli? Cretino, tra poco è Halloween. Mancano 20 giorni. Insomma, mentre stavamo lì nella festa, a un certo punto Westy mi fa... Weinstein, senti, io ho confidenza. Se tu non conti niente nel mondo dello spettacolo, vuol dire non è che sei confidenza, lo chiami. Insomma, lo chiamo Fabio. Scusa, stavo guardando un po' le VHS con il processo, purtroppo, del lunedì del nostro amico comune. Chi è? Dai, lui. Il negro. Bill Cosby. Perché le VHS? Scusi, che siamo Ma perché lui è negro. E quindi? E allora sai che la tecnologia non è il passo. Ma non è vero. Abbia pazienza, cosa dice? Ma sei grazie a tre donne di colore che sono andate nello spazio, mi scusi. Comunque eravamo lì che stavamo ridendo, no? Mentre... Come stavate ridendo guardando Bill Cosby? Ma lui fa sempre ridere. Ma non fa ridere, c'è una tragedia. Guarda che lui anche in tribunale ne ha sparate due o tre. Ma non credo. A un certo punto gli fanno la domanda e gli fanno: senti, no, non sono colpevole. Ma non fa ridere questa roba. Ci siamo ammazzati da ridere. Ma non fa ridere questa roba. Poi, come attore è bravissimo. Ma sei un attore. Ce lo dice con una convinzione che non le ha drogate, veramente, è una cosa pazzesca. Ma perché le ha drogate, secondo lei? Sì. Chi? Sì. Come chi? No, Bill Cosby. Di cosa stiamo parlando? Vabbè, ma ci racconti un po', perché prima avevi sentito degli uccellini, cos'è successo? Allora, praticamente la festa è un po' degenerata, perché quando tira fuori il prosecco, Westy esagera sempre. A me mi dà praticamente un bicchierino da caffè. Sì. Però non so perché, come faccio un sorso, mi gira subito la testa. Molto bene. Lo va a prendere in cantina dal suo amico Ceghi. Che è Ceghi? Ceghi è il suo amico che vive in cantina, è un cocalero.
Cioè, Weinstein ha un coccalero in cantina. Devi vedere tutto schizzato con le lampade blu a schiacciare la coca nei barili. Come nei barili? Io è un lavoro che non farei mai personalmente. Ti lascia tutte le unghie sporche di kerosene. È tornato su con questa tazzina, infatti, e bevi, mi ha dato uno schiaffo. Ah, cioè, perché scusa, ma ti sembra in modo di rivolgerti a me? Sono sempre comunque una donna. Hai ragione, mi ha tirato una testata. Sono orribile. È l'educazione, cazzo, dai. Cioè, non ci dimentichiamo che sono il sesso debole, voglio dire. Scusa Giulia, però anche te che ogni volta, cioè tu ci caschi ogni volta, perché vai, ma perché vai a casa di sta gente? T'hanno violentato più volte, scusa. Senti, sai cos'è? Che io forse sono troppo ingenua per questo mondo qua dello spettacolo. Forse sì. Troppo. Una volta sono stato ospite in una balera perché mi hanno detto che dovevo fare il provino come cantante. Sì. Sono andata lì alla Troia Spezzata. Non è una balera, la Troia Spezzata. Troia Spezzata di Rivarolo, ecco, ho fatto il nome. Ho fatto il nome, adesso sei in guai. Non credo esista la Troia Spezzata in quanto balera. Allora, io arrivo. Arrivo fuori dalla Troia Spezzata, no? Vedo subito uscire i vecchi che si alzano i pantaloni un po', sai, come quando come appena quando? Sborrati. Da senta, ma Giulia, ma troviamo una perifrasi, scusa Giulia, abbia pazienza Giulia. Allora devo salire in macchina, già subito l'ambiente non mi piaceva. A gnocchi e tigelle, cioè questo ambiente qua non mi fa impazzire. Allora sono entrata dentro di soppiatto un attimo per rendermi conto nel puzzo un po' di palle che si soprassediamo. E lì purtroppo ho visto che non mi hanno fatto cantare. Come mai? Non mi hanno fatto cantare perché subito hanno voluto delle prestazioni sessuali per farmi diventare la canora. Ma scusi, ma Troia Spezzata cosa si aspettava? Una mazurca. La gente che si alzava i pantaloni spruzzati, mi scusi, doveva destarle qualche sospetto, Giulia. Fammi un giro di valzer. Anche così. Mi ho messo quella cosa in mano. Comunque io ieri ho bevuto troppo. Sì. E oggi sono venuto dal medico perché mi fa molto male la pancia. Dottore, puoi darmi una mano cortesemente? Ecco, tieni forte. Cos'è che sta facendo? Scusate, dolore fortissimo alla vagingi. La vagingi? Tieni che ho visto la coda. Ecco, così. Sta partorendo? Cos'è? Un cinghiale? Un gatto? Non c'è una scimmia? Cito! Ecco come eri! No! Ma lì c'ha l'arca di Noè nella figa, scusi! Giulia! Giulia! No, erano 2 settimane che ti cercavo! Ma avevi una scimmia, un gatto, un cane nella figa, scusa! Vieni che ti do la banana! No. La vuoi la banana! Dove la tieni la banana? La banana, aspetta, dottore mi dà una mano! No! No, da dove la tiriamo fuori sta banana? No. Arrivederci, Giulia! Vieni, Cito! Questo dov'era? Ma c'era anche Furia. No. Che capienza invidiabile, Giulia. Grazie Giulia. Grazie, ciao Giulia. L'arca di Noè. Vabbè che mi piacciono gli uccelli, ma quelli tropicali sono troppi. Cazzo, i pavoni. 105 Zoo.